Sciopero nella mattinata di venerdì 3 dicembre degli studenti dell'Istituto Superiore Aldo Moro di Rivarolo Canavese. Gli studenti del liceo dell'ITIS si sono riuniti nel nuovo parco di via San Francesco d'Assisi perché vogliono risposte. A spiegare la situazione sono stati i rappresentanti d'istituto. Perché all'interno della nostra scuola ci sono un bel po' di problemi importanti. Primo tra tutti, e lo si nota dalla stagione, il problema del riscaldamento. Molti termosifoni non vanno. Tecnici sono venuti a più riprese, ma il problema non è ancora stato risolto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente servono dei lavori importanti che adesso probabilmente non si possono fare, però non abbiamo nemmeno una data precisa in cui questi lavori si possano fare. Quindi quello che chiediamo oggi è che per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento scolastico, in particolare i termosifoni e i tubi a essi collegati, entro l'11 gennaio, che è il giorno in cui rientreremo dalle vacanze di Natale, avremo la possibilità di avere i nostri termosifoni sistemati. Secondo punto, abbiamo un sacco di problemi importanti. I bagni sono messi malissimo nella nostra scuola. Abbiamo fatto un sondaggio interno e in questo sondaggio interno solo il 20% delle persone della scuola ha detto di non avere problemi in classe e solo il 40% ha detto di non avere problemi all'interno degli spazi comuni del piano. Quindi vuol dire che soltanto un quinto degli studenti è soddisfatta nella propria classe e il 40% degli studenti, quasi la metà, è soddisfatta del proprio piano. E questa è una percentuale, te lo dico, bassa rispetto a molte altre scuole. Che problemi ci sono? Ci sono problemi di vario tipo. Dai problemi agli infissi, quindi alle finestre e alle porte, dai problemi a magari alle infiltrazioni d'acqua piuttosto che le scale. Molti si sono lamentati del fatto che alcune scale non abbiano le barriere protettive, o piuttosto i gradini con il grip a terra in modo tale che non si scivoli. Ulteriormente, cosa potremmo dire? Potremmo dire riguardo alle porte antincendio. Quindi noi abbiamo alcune porte che sono completamente rotte, non si riescono neanche a provare ad aprire. Molte altre porte si aprono lentamente. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda l'edificio ITIS, ma a quanto saputo anche per quanto riguarda l'edificio liceo, l'ascensore è quasi sempre guasto. Questo è un problema perché noi abbiamo ragazzi che hanno delle disabilità all'interno della scuola e anche degli insegnanti e non possono usufruirne. E questo è un diritto di queste persone che non può essere soddisfatto dalla nostra scuola, perché mancano dei tecnici che vengano precisamente quando c'è il problema, subito, a risolverlo. Bravo! Bravo! Alcuni si sono lamentati del fatto che, per esempio, i banchi, le sedie, le cattedre sono vecchie, servirebbe cambiarli, ma anche per questo serve un lavoro importante. Perché bisogna raccogliere le sedie, tutte le attrezzature vecchie e buttarle. E le procedure in Piemonte, ma in tutta Italia, sono lente, soprattutto per la nostra scuola. Quindi noi abbiamo un sacco di sedie e un sacco di banchi che non sappiamo cosa farcene. Questo è un problema. E dovremmo ringiovanire un pochettino questa scuola. Ulteriormente, alcuni si sono lamentati del fatto che non trovino i bidelli sul proprio piano sempre. Quindi noi ci informeremo anche per quanto riguarda il personale ATA, perché troviamo che sia opportuno che a ogni piano, per qualsiasi imprevisto ci possa essere o esigenza, per esempio uno studente deve andare in bagno e non c'è la carta igienica nel bagno, ci sia un bidello o una bidella che possa subito dargli la carta igienica senza che questo studente abbia problemi per il resto della giornata. Poi, direi che anche a livello di messa in sicurezza del cortile potremmo migliorare. A livello guardate i nostri cancelli, sono tutti arrugginiti, sono brutti. I giardini sono, per esempio, questo qua del lato ITIS è messo malissimo. Ci sono un sacco di problemi, insomma. Per tutta questa seconda categoria di problemi, noi chiediamo di avere un confronto sia col preside, ma anche con la città metropolitana di Torino, in modo tale da far sì che questi problemi vengano risolti il prima possibile, perché alcuni sono davvero inaccettabili. Noi ci teniamo a ringraziare il preside e i tecnici e i vicepresidi
che noi lo sappiamo meglio di voi perché ci abbiamo parlato, ma lo sapete anche voi, si sono spesi tantissimo in questi giorni e in queste settimane e anche in questi anni per avere delle risposte, le risposte che sono sempre arrivate ma non sono mai state soddisfacenti. Io da quando sono in questo istituto, sono in quinta, che vedo il riscaldamento che non funziona, e come ci sono venuto io ci è venuto mio fratello, e la gente prima di mio fratello, e il riscaldamento non ha mai funzionato, questa cosa è inaccettabile. Quindi li ringraziamo perché si sono spesi più di noi, ma noi adesso dobbiamo aggiungere la nostra voce alla loro e pretendere delle risposte. Questo è il primo sciopero da non so quanti anni nella nostra scuola e vogliamo che si senta questo. Quindi noi lo facciamo per la scuola, con la scuola e non contro la scuola, perché la scuola ci vuole bene. Bravo! E per Maurizio, hip hip, urrà! Hip hip, urrà! Hip hip, urrà! Perché quest'anno abbiamo visto quanto gli studenti ci tengono veramente alla scuola, l'abbiamo visto quest'estate, con l'estate al Moro, lo stiamo vedendo adesso con i progetti di dimora al Moro, con il fatto che oggi pomeriggio ci sarà un'inaugurazione di un sacco di progetti di studenti che si spendono per rendere la scuola un posto migliore dove si stia bene. Ed è inaccettabile che dobbiamo fare noi adulti per rendere la scuola un posto vivibile e non ci arrivino risposte dall'alto. La cosa fantastica è che partendo dagli studenti si è creato un gruppo di manutenzione che ha voglia di aiutare i nostri tecnici della scuola, che sono fantastici ma non riescono a coprire qualsiasi problema che abbiamo. Quindi chi volesse può chiederci poi informazioni per via privato, per via comune, e far parte del gruppo di manutenzione e sistemare la nostra scuola dall'interno. Inoltre, come abbiamo detto, questo pomeriggio c'è l'inaugurazione del comitato. Vi invitiamo tutti quanti a venire questo pomeriggio in modo tale da capire quanto le persone ci tengano ad avere una scuola migliore.